Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. Un esercito di candidati è pronto a dare il proprio contributo in termini di voti per conquistare un posto da consigliere regionale. Al comune di Pescara sono 7 rappresentanti delle varie forze politiche, tra assessori e consiglieri, ad intraprendere l'avventura elettorale. Dal vice sindaco Antonio Blasioli agli assessori Giovanni Di Jacopo e Giacomo Cuzzi, sino ai consiglieri comunali Guerino Testa, Leila Kesciud, Vincenzo D'Incecco e Tiziana Di Giampietro. Tra speranza e senso di responsabilità, ascoltiamo le ragioni alla base della loro scelta. Ma stiamo portando avanti con la candidatura autorevole di Giovanni Legnini un progetto ampio, fatto di civismo, fatto dell'impegno del Partito Democratico. In questo contesto ho accettato la proposta di una mia candidatura. Ma il motivo è molto semplice: insieme al presidente regionale del partito, insieme alla Meloni, abbiamo scelto di fare per Fratelli d'Italia le liste più competitive possibile, così come le stanno facendo i nostri alleati di centrodestra, perché riteniamo che il candidato Marco Marsilio, l'ottimo candidato Marco Marsilio, debba essere supportato dalle migliori esperienze regionali. Sì, questa avventura che parte dal Consiglio Comunale ma passa soprattutto da un'esperienza su tutto il territorio della provincia di Pescara, con un'esperienza da 4 anni. Di consigliere provinciale, in cui mi sono occupata moltissimo di edilizia scolastica, di dimensionamento scolastica, di politiche a una buona educazione. Intanto il nostro mandato finisce a maggio, quindi siamo in consiglio comunale fino a maggio e poi ci auguriamo in qualche modo di portare il contributo che abbiamo maturato in questi, almeno io, in questi 10 anni di comune, dopo aver fatto anche 5 anni di provincia. Insomma, credo di avere alle spalle un'esperienza giusta per cercare di apportare il mio contributo in regione con la Lega e con un candidato presidente che stimo, che conosco da molti anni, perché ci accomuna una storia comune. Quindi credo che Marsilio sarà il giusto presidente per la nostra regione Abruzzo. Non so se questo passaggio sarà possibile, sicuramente l'impegno è grande perché Giovanni Legnini merita il nostro appoggio, per l'Abruzzo merita questo presidente, che secondo me sarà l'unica occasione di riscatto per questa regione, una persona che ha un passato, ha una grande dignità, una grande serietà, e quindi diamo tutto il nostro appoggio e tutto il nostro impegno per questa campagna.